Nessuno pronuncia la parola scudetto. A Napoli per Scaramanzia, la Roma per un ritardo in classifica che al momento restringe l'orizzonte, ma quella di stasera è qualcosa in più di una sfida per un posto in Champions League. Roma, Stadio Olimpico. Una buona serata a Maurizio Compagnoni. Antonio Di Gennaro. Vucinic, scambiato con un simplice, Vucinic in area di rigore, Vucinic parte il tiro, strepitoso De Santis. Cerca l'ingresso in area di rigore, Campagnaro se ne va, solo tiro, Campagnaro, il tiro cross, palla cresta lì, Juan, e poi Simplicio che mette fuori. Roma, eccezione Vucinic è tutta dietro, ma non ancora per Lavezzi, il tiro cross di Lavezzi, Giulio Sergio. Rischia Bergonzi, Gargano, Giulio Sergio con i pugni. Parte Lavezzi, palla in verticale, grande suggerimento, area di rigore. Attenzione al contatto, Liquan, calcio di rigore, Abderamsic, calcio di rigore. Fischia Bergonzi, ricorsa breve, parte Cavani, rete, anzi no, Cavani ancora rete, ma il pallone era già entrato. È gol, è gol, sì, sì, è sì, entrato. Tiro di Menes. La stessa profondità di Aronica, Lavezzi in posizione regolare, Lavezzi davanti al portiere, esce Giulio Sergio, Cavani a porta vuota, palla alta sopra la traversa. Posizione regolare di Cannavaro che palla a cross, il rotto di Cavani, 2-0 per il Napoli. L'avevo detto, cambio di gioco, qui si allarga Lavezzi, Cannavaro nella... era andato su per la punizione che non è stata poi battuta nell'area di rigore. Ha messo un cross proprio da ala vera Cannavaro a rientrare su tutta la difesa. Game over all'Olimpico, al tavolo dello scudetto con Inter e Milan. C'è anche un strepitoso Napoli, vince dopo 18 anni all'Olimpico, finisce 2-0. Io credo di segnare che siamo un gruppo molto unito, un gruppo che vuole lottare per qualcosa di importante e niente. Noi cerchiamo di migliorare giorno a giorno, lavorare al massimo, al 100% per preparare ogni partita, quindi oggi io credo che è stata una vittoria meritata, una vittoria che l'abbiamo cercata, e così come tante volte abbiamo perso e meritavamo vincere, oggi abbiamo meritato e quindi dobbiamo godere questa bella vittoria.